Dopo 2 anni, 3 anni di inattività assoluta, dovuto allo isolamento totale, dovuto all'incapacità di poter fare finanziamenti, nel momento in cui ci si abbassa a fare alcune cose, io do atto a tutte le amministrazioni che hanno consentito queste cose, ma do anche atto che magari si avesse fatto, se avesse fatto contento, magari andavo a fare altre cose. Quindi io mi assumo fino in fondo l'onore e l'onere di questo triennale, perché dopo, finalmente, dopo anni di inattività, noi cominciamo a fare qualcosa di bello. Okay. Ed è assolutamente legittimo il fatto che vogliamo compiere. Cioè noi potremmo dire tranquillamente che tutte le opere che vengono iniziate da oggi in poi a Nogara hanno un voto contrario della minoranza. Quindi a me va benissimo. Quindi questa dichiarazione, mentre votazione triennale, favorevoli. Anche Flavio. 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 Pasqualini. Sono contrario a tutto. Sono Giulio. Favorevole triennale. Forza. Contrari. 4. Veramente seguibile, favorevoli, contrari, appunto. Quarto, bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2012, bilancio pluriennale 2012-14, bilancio previsionale programmato 2012-14, per la cosa. Vi do solo come memoria generale. Già il fatto di presentare il bilancio preventivo per l'anno in corso alla fine del primo semestre e non per responsabilità o scelta dell'amministrazione, testimonia dell'incertezza economica e di diritto in cui si trovano gli enti locali e che crediamo non possa e non debba essere reiterata la proposta anche per il prossimo anno. Il bilancio preventivo 2012 viene contabilmente proposto con pareggio specifico di 6.426.597 euro ed è caratterizzato dalla sostanziale ripresa di quanto assestato nel bilancio consuntivo 2011. Adeguato con le novità introdotte dei nuovi criteri di trasferimento delle risorse legate all'IMU e alle norme emanate dal governo Monti. Nel bilancio vengono riproposti il mantenimento dell'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interna e il mantenimento del livello dei servizi. La gestione è caratterizzata da procedure rigorose di entrate e uscite per la riorganizzazione della struttura comunale con l'informatizzazione dei servizi e la distribuzione delle risorse. La macchina comunale va consolidando i rapporti con i cittadini all'interno e all'esterno del domicilio. Sono stati fatti i conti sulle realtà territoriali e le categorie economiche che vanno reiterati, anche con l'introduzione dei consigli comunali in frazione. È previsto il potenziamento delle attrezzature per la ripresa e la diffusione dei consigli comunali. Sono in corso la sperimentazione di nuovi orari in municipio e biblioteca. Si sta valutando una rotazione di mansioni del personale per permettere il recupero di tempi di lavoro da destinare al disbrigo del patto interno. Permangono comunque criticità legate alla minore disponibilità numerica di personale e all'aumento dei carichi di lavoro. Per quanto riguarda i servizi sociali, nonostante la difficile situazione economica, la Giunta ha assicurato il mantenimento dei servizi. Il buon rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo ha permesso e permetterà la realizzazione di iniziative significative con concorso degli alunni delle famiglie, concorso e stipendio dei genitori, circumani per manutenzione. Da segnalare il ritorno fu ridotto al tempo pieno. Dall'anno prossimo partirà una classe di tempo pieno. Si lavorerà inoltre per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, per il funzionamento della Commissione delle Pari Opportunità, per istituire il regolamento di contributi economici in accordo con la Regione e associazioni di donne sul territorio e l'introduzione di un fondo di solidarietà regolamentato per l'AUCE. Funziona a servizio di nido a scuola materna del punto di famiglia in collaborazione con la protezione psicologica di basso veramente, la riproposta del sportello genitore, il potenziamento dell'interfaccia con i gruppi etnici, la ricollocazione dei gruppi legati alla terza età col progetto di invecchiamento attivo. Per quanto riguarda le tariffe dei servizi, viene proposta la revisione di diminuzione, soprattutto nel settore del trasporto e di tutti gli spazi del genitore. Associazionismo. L'amministrazione rivolge particolare attenzione a questo settore considerato strategico per scelte e necessità per l'attuazione dei propri programmi. Oltre al sostegno dato alle iniziative promosse dalle stesse, in corso il processo di verifica e condizione.
orientarsi, specializzare nel meno importante per la maggiore qualità della vita. L'amministrazione da un lato è impegnata al recupero delle tradizioni e dall'altro ha una funzione di stimolo e confronto con le moderne tendenze culturali, con un uso più aperto del teatro e delle manifestazioni teatrali. Da ricordare l'incremento delle manifestazioni di piazza e l'organizzazione di soltanto tema come la giornata degli amici e amici e questo delle tradizioni. Per quanto riguarda la biblioteca, bisognerà ripensare l'uso e dislocazione, anche la porta al prossimo restauro di Villa dei Monti. Per quanto riguarda l'economia, nonostante la flessibilità, il nuovo piano casa non ha inciso significativamente sul comparto edilizio ed è ipotizzabile che pure l'adozione definitiva del PAN possa svolgere un ruolo significativo e immediato all'interno della perdurante crisi economica. Da segnalare invece una buona tenuta delle maggiori aziende locali, con cui in corso costante dialogo. Segni di debolezza permangono complessivamente nel settore del commercio e dell'artigianato, cui si cercherà di sopperire con iniziative tese ad attrarre gente dai paesi vicini. I mercati, le manifestazioni, le iniziative di piazza possono in tal senso essere utili, anche coinvolgendo maggiormente gli operatori locali. Da considerare e sfruttare le potenzialità dei fondi messi a disposizione del campo. Per quanto riguarda i lavori pubblici, si prevedono le aspettature e la messa in sicurezza delle strade principali in collaborazione con ANAS che viene costare strade e la posa di cartelli di soldoni in centro delle frazioni per moderare la velocità dei veicoli. L'inizio dei valori dei lavori del teatro a Villa dei Monti e alle scuole elementari, la manutenzione del cimitero. I lavori per la messa in sicurezza del sistema idrico nel nord del paese in coordinamento con la provincia del Consorzio. È in corso la parte per le videocamere di sorveglianza in collaborazione con il Comune di tutto lo Stato. Crediamo inoltre sia possibile cominciare a formulare idee progettuali per l'attuazione di percorsi naturali sul Tartaro e di una struttura coperta polifunzionale nel vecchio campo sportivo. Per quanto riguarda l'ecologia, occorre mettere a regime la visione da parte dei sindaci per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione ecologica e l'ampliamento dei servizi di segnalazione di necessità ambientale. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri enti, dopo la conclusione della recente giornata amministrativa, va ripristinata solidarietà e unitarietà d'azione territoriale con i comuni vicini. Indispensabile per poter portare a termine iniziative importanti per il paese e significative per il territorio. Tra le iniziative ricordiamo la verifica del ruolo del consorzio di sviluppo del Basso Varnese, anche alla luce della razionalizzazione delle province, l'attuazione dei programmi concordati con la regione per la lunga mare e la definizione del tracciato finale, la ripresa delle delle case alte dal Camino o in altre zone indicate dall'amministrazione. L'attenzione al recupero funzionale delle linee, al potenziamento del ruolo della casa sanitaria e l'incoordinamento con la stessa regione. Potrebbe inoltre essere, poi dal punto di vista legale, dal punto di vista assolutamente finanziario, con memoria di bilancio, il posto dei trattamenti e trasferimenti erariali sono sperimentali di riequilibrio che è trovato anche la situazione IVA, previsto nel 2012 a 545 di 591.000 euro. Nel 2011 i trasferimenti radiali, del fondo supplementare di riequilibrio e per l'occupazione IVA, sono stati pari ad euro 940.435, quindi era quasi il doppio. Sul fondo è inciso la riduzione tra l'altro di 147.134 euro per il mancato rispetto del patto di stabilità. Per quanto riguarda le variazioni rispetto al 2011 del bilancio 2012, sono 125.000 euro più circa come compensazione della soppressione dell'addizionale dell'energia elettrica, 281.000 euro in meno come compensazione delle maggiori IMU previste dallo Stato dalle imposte di base rispetto ai 1.897.000 dell'IMU. Ci sono inoltre 147.000 euro in più per termine della sanzione riferita allo sfondamento del PAC. Sono inoltre significativi 239.847 euro di riduzione per il decreto Monti 201 che ha contribuito. L'IMU è stata prevista in bilancio con entrata di 1.897.000 euro. A seguito della variazione delle imposte introdotte, il Comune prevede di ricollettare 210.000 euro in più per l'IMU, di cui 36.000 negative dalle prime abitazioni per la deflazione e 246.000 per l'aumento sulle arretrate. In sostanza, l'ente ha minori risorse.
risorse erariali rispetto al 2011 di circa 204.741 euro, che vengono profondamente coperti con maggiori introiti da IVA derivanti dalle variazioni dell'IVA decisi da questa legge. Andiamo inoltre a una questione che volevo affrontare, sempre per quanto riguarda la legge di bilancio, una nota della Corte dei Conti che è arrivata in questi giorni, in cui ci chiede di dare valutazioni ed elementi di giudizio per quanto riguarda lo sforamento del bilancio del patto di stabilità dei due esercizi 2010-2011, 2009-2010, osservando che nel rendiconto approvato, il rendiconto approvato in data 12-5-2011 era successivamente in termini stabiliti di circa 6 mesi, e chiedendo informazioni perché il comune faccia ancora parte del consorzio di sviluppo del Basso Veronese, che ha presentato due risultati negativi di esercizio successivamente di 160.197.000 euro, anche se c'è da dire che quest'anno il bilancio del consorzio si è chiuso con la più di 3.000 euro da questo punto di vista. Per quanto riguarda il patto di stabilità si chiedono notizie perché si è rilevato il mancato rispetto del saldo finanziario obiettivo previsto termini di competenza mista con uno spostamento pari ad euro 986.247.000, citando il fatto che in data 18-12-2010 l'allora sindaco dava atto che a seguito delle manovre effettuate dava atto del sostanziale rispetto degli obiettivi assegnati ai fini del patto di stabilità sotto l'aspetto dei dati previsionali di bilancio, cioè a 10 giorni dalla fine dell'anno si diceva che il sindaco accertava che il patto di stabilità era rispettato, mentre poi c'è stato un spostamento in progetto. Non ho altro da dire. Allora, riguardo il settore cultura e sport. Allora, cultura. Il progetto culturale proposto si articola in vari aspetti, tutti ricollegati sulla crescita complessiva dell'offerta culturale della Varese. Oltre a valorizzare la cultura locale, si può particolare a Nogara, un modo operativo della Bassa Veronese, proponendo così iniziative di pausa e respiro. I principali progetti per il 2012, in parte già realizzati e alcuni da attuare, nei prossimi mesi sono: teatro prosa serale, organizzato da gennaio a marzo 2012, proposto da 5 rappresentazioni di diverso genere teatrale, un cartone vario completo con lirica, commedia, tragedia e la presenza di un volto noto grande pubblico come Mario Re. Teatro scuola famiglia, il progetto che si è svolto da febbraio a maggio, ha previsto 3 laboratori destinati agli alunni della scuola primaria, 2 corsi, e secondario di primo grado, un corso. Laboratori che hanno avuto un notevole successo e gradimento da parte del studio scolastico. Un corso di formazione riservato ai docenti della scuola di infanzia e primaria. Inoltre è stata svolta una rassegna di teatro con le famiglie articolate in tre spettacoli. Progetto TRAE Teatro di Ricerca, progetto culturale di sperimentazione e nuove frontiere culturali per il nostro paese, che si svolgerà nel periodo estivo a partire dal 30 giugno, che con il bel po' che si svolgerà durante la notte bianca, poi prevederà spettacoli e laboratori teatrali nel mese di luglio. Il film Giovinezza Giovinezza, presentazione è stato presentato in teatro dal 30 al 21 marzo, il primo aprile, che è stato coprodotto dall'amministrazione comunale in collaborazione con Giovanna Padovani. L'importante progetto culturale che valorizza le radici della nostra comunità, che qua con loro successo. Biblioteca, particolare attenzione è stata riservata alla nostra biblioteca. Volontari, intendiamo continuare con il progetto di apertura del venerdì mattina e sabato mattina pomeriggio, con la collaborazione dei volontari. Sarà breve rinnovata la revisione del sistema bibliotecario provinciale, assicurando un investimento di almeno 4.500 euro nell'acquisto di libri e riviste per la biblioteca. Questo capitolo è stato triplicato rispetto all'anno scorso. L'intenzione è quella di investire nel patrimonio librario della nostra biblioteca. E anche fortunato delle riviste, visto che c'è da un po' di tempo che le riviste per problemi di bilancio non sono più acquistate. Iniziative culturali, sono state organizzate e verranno organizzate anche in biblioteche diverse iniziative culturali, nello specifico Festival della Letteratura, che sarà pure dell'Associazione Logica, magari, si svolgerà ad ottobre, il grande sostegno dell'amministrazione comunale. È stata svolta in aprile e maggio dal gruppo di lavoro della biblioteca e dall'assessorato di cultura e dalla sede di Federico d'autore, che ha avuto anche la funzione di riscoprire alcune figure locali importanti come quella di Giorgio Vicentini. Mostre, durante la saga si è svolta la mostra di fotografia pure di
partirà per la Sarna la mostra sul Nogaro medievale, questa mostra che è attesa ormai da un po' di tempo e che era stata bloccata per un paio d'anni, riprende, apre, anzi però non è partita, quindi apre finalmente. Sono in cantiere anche altre iniziative per coordinare il gruppo di lavoro della biblioteca. È stato ripreso anche dopo un anno di sospensione nel 2010, in collaborazione con l'assessore della cultura di Sorgà e la scuola materna, il progetto L'essere per crescere. Si sono svolti tre incontri con la biblioteca locale e uno di Sorgà. Inoltre, è stato, questa novità assoluta, è stato fatto ogni venerdì mattina del periodo da grosso modo febbraio fino a maggio, sono state organizzate per le scuole degli incontri mirati a conoscere la nostra biblioteca, perché vediamo che spesso i ragazzi magari non conoscono neanche dove è la biblioteca, come si usa, come si prende la noleggio libro, e quindi questo è anche importante disponibilità del professor scolare come coordinatore dell'iniziativa, che mi sento anche di ringraziare per la collaborazione. Poi altri eventi culturali, musica della Sagra Nogara, allora prendo qui, dopo magari parlerà anche Antonio della Sagra, e quindi Villa Blues avremo, in Villa Raimondi saranno la serie di quattro serate di musica blues, rock, artisti di richiamo nazionale del settore, abbiamo artisti dell'ambito emergenti molto importanti, l'organizzazione con l'associazione Neusica. Municipio, quattro serate, davanti al municipio, sono state fatte quattro serate, sarà la banda da parte di jazz, una serata con il laboratorio di Renato Filippo, uno spettacolo per creare la Compagnia d'Arca e uno spettacolo di Marco Romini. Poi, abbiamo riportato una gara per una folga, sarà la prima serata della Sagra, il 13 luglio, e suonerà anche qua un gruppo di gente folk rock della Romanese degli Anker, molto bravi, sono tutti noi adesso nei Paesi Bassi. Art Festival, il 23 giugno, si è ben organizzato con grande successo, quello dell'associazione Dama Raya, con quattro vicini, una collaborazione fattiva da parte dell'istituzione comunale, l'Art Festival, che ha visto più volte le previste del primo gara. Poi, quest'anno, per quanto riguarda il progetto Festa dei Popoli, che diciamo al campo viene svolto una gara, abbiamo voluto dare un taglio un po' più, non solo di festa, ma anche un po' più culturale, quindi un attimo più profondo. In questo è stato osservato particolare attenzione dell'assessorato, è stato organizzato un convegno con Don Sciortino, oltre che la solita giornata della Festa dei Popoli. Lo scopo non è stato solo quello di ricordarsi che abbiamo anche diverse etnie nel nostro paese, ma è quello anche di favorire una reale integrazione e portare finalmente il dibattito temi molto importanti per il futuro della nostra società, quali i diritti di cittadinanza e gli usi soli, cosa che questa amministrazione crede. Giovani, capitolo molto importante nell'azione amministrativa. Questa parte dei giovani è in collaborazione, viene fatta in collaborazione anche con il consigliere Massignano. Informa giovani, è stata rinnovata la convenzione per i servizi di informa giovani, l'impegno dell'informa giovani rientra anche un impegno più complessivo assunto con la provincia tenendo il protocollo d'intesa per le politiche giovanili. Carta giovani. Collegate al servizio di forma giovani permette di coinvolgere diversi nei vostri paesi, non potete offrire opportunità ai paesi economici e giovani sottoscrittori della carta. Anche qua è stata attivata una collaborazione con l'ADIS che sarà disponibile la domenica mattina per la possibilità di sottoscrivere la carta giovani. È in corso un percorso comune assieme alle scuole e a un gruppo della minoranza che riguarda la promozione di un documento condiviso per quanto riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi. L'obiettivo è quello di formare il Consiglio Comunale dei Ragazzi all'interno dell'anno scolastico 2012-2013. Patrocini e serate delle varie associazioni giovanili, favorire le associazioni locali senza scopo di lucro per considerate di beneficenza, ma anche scopo di animare il paese. Massimo sostegno ai tornei e iniziative organizzate dai gruppi di giovani, su questo assessorato è impegnato quotidianamente con i tornei di Norti Magica, che avranno contatto, che stanno tornando a disputarsi a Nogara per la prima volta per il comunale e la sua area. Poi, entriamo così nello sport, la cosa più importante direi che è l'abbassamento del tariffe. Questa è stata una promessa, è stata mantenuta, così è stato fatto un adeguamento al ribasso, la calibrazione delle tariffe che erano state piazzate dal commissario, quindi la tariffa della palestra della scuola media passerà dai 16,60 euro antecedenti, cioè quando è stato calibrato dal commissario, a 8 euro, quindi meno della metà. Inoltre è stato calibrato anche il ribasso per il quartetto dello sport, da 12,70 euro all'ora a 9,90 euro, quindi insomma, un consistente ribasso complessivo. Poi è stato organizzato per la prima volta anche qua, con il contributo anche in parte dell'amministrazione comunale, il 21 e 22 luglio si svolgerà il weekend sport e spettacolo, per la prima volta si svolgerà un programma di calcio soponato organizzato all'Avis con il sostegno dell'amministrazione comunale e che vedrà momenti di festa per l'aggregazione dei giovani sia di volo dello sport, sia di divertimento e la solidarietà, che è un modo anche per, diciamo così, coinvolgere i giovani sul tema della donazione del sangue. Si svolgerà come lo sport
scorso anno anche il ricordello dei polli il 29 luglio, alcuna anche del polli Nogara, è stata sottoscritta, ecco, approvata, che questa è una cosa importante perché è proprio recente, è stata approvata, sottoscritta per la prima volta in assoluto la convenzione con gli amatori Nogara per il centro sportivo di Onesti, anche per il valore certo con la convenzione comune. Tanti da tennis anche qua sono stati affidati tramite questa convenzione agli amatori Nogara che li stanno seguendo per l'estate. Sarà svolto ancora il gioco di bocce, sarà svolto il torneo del trofeo sciistico per il Rexham, il 5 agosto. Dopo, un'altra cosa importante, quella che si vuole dare un sostegno concreto anche per quanto riguarda le associazioni, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di consulenza, diciamo così. Quindi è stato fatto collaborazione con il Comitato Pubblico Legale, è stato organizzato un seminario sulla fiscalità, che è stato effettuato in maggio e che ha avuto un buon successo da parte delle associazioni. Basta, le cose principali sono queste. Il sindaco ha accennato anche alla diminuzione dell'uso delle tariffe, delle tariffe per l'uso dei locali comunali, quindi anche delle sale civiche, del teatro, tutta una attenzione su questo, anche questo per favorire una maggiore utilizzazione da parte delle associazioni. Basta, queste sono le cose direi principali che. Con la collaborazione del comune sta un senso di ieri le nostre attività.
Quindi credo che questa sia la chiara dimostrazione che quanto abbiamo affermato nel Consiglio precedente riguardante la Costituzione del Comitato, sia che comunque insieme si riesce a produrre sempre più e sempre meno. Discorso riferito alla saga, sicuramente alcune cose già anticipate Marco prima, sono stato venire prima, e quindi la saga sicuramente si terrà la testa dell'ante con certi anni all'interno di Palazzo Maggi. Naturalmente ci saranno 5 serate che saranno completamente una diversa durata, quindi qui mette stato anche al municipio, che sicuramente è all'interno di quella regione che quanto detto manco qui guarda per il momento. Discorso riferito, se volete, nessun discorso citato, che qualcuno ha detto che siamo in ritardo così. Probabilmente si poteva fare prima, ma quando si mette insieme delle persone che giustamente sono passaggi che sono abbastanza delicati e da capire, da ragionare insieme, a volte ci vogliono anche dei tempi per maturarlo. Quindi il nostro impegno è quello, sicuramente non è ancora stata decisa la data, ma dovrebbe essere, perché probabilmente la data del pronome tra il 5 e il 21 di ottobre. Posso anticipare che venerdì 6 luglio ci sarà l'atto di costituzione del notario delle altre comunità. Sono due presentazioni su un paio di cifre. Parlo del bilancio pluriennale, dove c'è scritto a mano le varie capitoli di bilancio. Ho visto che nella parte uscita non sono numerate le pagine, praticamente è la terza pagina dove si scrive uscita, ci sono le spese per l'invio di traggio, visto che è un litro del 2279 per tutti 3 anni, è stata una cifra buttata di modo prudenziale, pensando che possono essere una cosa quasi di zero, perché è un particolare per la cartenza in ballo, sono visto VoIP che ingloba tutto. Nelle pagine successive ci sono altre voci telefoni che vanno o molto ridotte, perché man mano che si fa il cambiamento in ponte radio viene ridotto, oppure si annulla proprio perché è già stato fatto il trasferimento. Quindi è diventata una spesa unica, non più separata in tutti le diverse sedi, diciamo, in plessi dove c'era telefonia. No, non ci sono. Mentre l'ultima cosa, che è quella forse più da valutare, perché tutti gli anni così alla fine, la tabella, quella dove c'è la tabella dimostrativa e riepilogativa dei tassi di copertura servizi dei servizi individuali. Ho visto che ci sono alcune cose